libro uscito per PM, Mondadori, è un libro che io ho scritto insieme a Roberto Stoppa, è un libro che parla della mia vita, di quando ero piccolino, dell'incontro con Bruno. Il titolo si chiama Non spegnere la luna, che è la frase che diceva Bruno quando era in coma, che c'era la luna dietro di lui, diceva non spegnere la luna, non spegnere la luna, e finalmente poi mi ha portato fortuna perché è uscito dal coma. E quindi è una frase che poi io dico a tutti i fans alla sera, prima di dare la buonanotte, alla gente che mi scrive, ai ragazzi, ragazzi depressi, invalidi, che vogliono spegnere la luna, combattiamo, combattete, la luna non va mai spenta. Non sono riuscito a portare il libro da Bruno perché è morto prima, ha spento la luna, ma io la riaccendo, portando in giro lo spettacolo e portando in giro il libro e stando sempre con lui, perché io quando faccio gli spettacoli da solo, lui è sempre con me, infatti canto una canzone che si chiama Da soli mai, che me l'ha scritta Vincenzo Incenso, che è di Roma, che è l'autore di Nonato Zero e di Zarrillo e di tanti altri, quindi che si chiama Da soli mai, che lo ringrazio, proprio perché Bruno è sempre con me, non spegnere la luna. Tanti ricordi belli, tanti ricordi belli. Lui, ad esempio, mi faceva ridere quando io ero triste, senza dirmi perché, e quindi era già una cosa bella. Il mio ricordo bello è andare a fare le serate e facevamo ridere, ci ridavamo io e lui. Perché allora non c'erano i tom-tom, non c'erano i navigatori, chiedere alle persone in mezzo alla nebbia, scendere per trovare una strada. I ricordi belli quando sul palco io non gli davo le battute, o non gli davo le chiuse, e lui mi guardava con questa faccia, cosa stai facendo? Oppure io dicevo le sue battute, lui mi dice, facevamo gli scherzi, nel senso che rompevamo lo schema comico, cosa che se che lo fai in teatro, non lo puoi fare, nelle scuole di teatro ti insegnano i ritmi, i tempi, noi invece rompevamo lo schema comico perché eravamo due cioccherelloni, infatti noi gli dicevo sempre a Bruno, gli altri aprono il sipario, noi apriamo la valigia e giochiamo, perché questo lavoro per noi era un gioco, noi volevamo far ridere di pancia, non volevamo far saltare la politica, non volevamo, quindi siamo due mattacchioni, due clown, tuttora porto in giro lo spettacolo di tutti i personaggi nostri della storia. E comunque Bruno mi ha insegnato tanto, mi ha fatto uno scherzo perché è morto prima che io andassi a trovarlo e questo poi me la paga quando lo so io. E niente. Adesso io ho fatto un film che andrà su Netflix con Enzo Salvi, che è Pinocchio napoletano. Poi uscirà un altro film dove girerò a Milano, farò la parte di un clochard sempre su Amazon. Poi sono in giro con il mio spettacolo, Fico d'India Show, e poi tante altre cose, insomma, tanti altri progetti. Ho appena finito un film con Smaila, Pippo Franco e Mattioli, che si intitola La banda del bufardello. Abbiamo fatto la prima all'Odeon a Milano settimana scorsa. E niente, poi spero di cambiare la macchina, perché la mia sono tra la turbina.